dopo di avervi dimostrato che l'anno come valore, così come lo conosciamo, espresso in giorni, minuti primi e minuti secondi, è conforme al ciclo 10, poiché la nostra unità di misura sono i secondi e non l'anno, proviamo a vedere se l'anno espresso nella precisione di tutti i suoi minuti secondi rispetta un criterio dovuto proprio per i vincoli dimensionali di tipo spazio-temporale, di massa, di energia, che concorrono a determinare i quanti necessari alla rotazione intera di tutte le quantità della massa presente sulla Terra. Il confronto io ve lo mostro per iscritto, in modo che lo potete controllare con calma e valutare in quello che io vi dico a livello di giudizio dei singoli valori che partecipano come dimensioni. L'anno siderale nelle unità del tempo dei minuti secondi è calcolato in questi modi: 31.536.000 sono i minuti secondi di 365 giorni, perché ogni giorno ne contiene esattamente 86.400. Quindi 86.400 moltiplicato 365 fa 31.536.000. Poi ci sono 6 ore che, moltiplicate per il numero dei secondi che esistono in ogni ora, che sono 60 per 60, sono per un totale di 21.600 secondi. Poi ci sono 9 primi, che sono 540 secondi, più 9,54 secondi. Il totale è 549,54 secondi. Il totale generale sono 31.558.149,54 secondi, che si compongono di queste unità quanto tutti i vincoli. Vediamo da quale compartecipazione risulta questo valore. Abbiamo 30 milioni, che sono i tre quarti della Terra, 30 milioni, perché del meridiano terrestre, il metro e il secondo furono allineati proprio partendo dal meridiano posto 40 milioni di metri. I tre quarti di spazio del meridiano terrestre sono lo spazio di tempo, quindi 30 milioni di secondi sono lo spazio di tempo, che risulta dalla velocità assoluta 300 milioni di metri, non è la C reale, quella assoluta proprio del volume espresso dall'elettromagnetismo, che si esprimono nei decimi del ciclo 10, perché il valore unitario è da calcolarsi nei decimi, perché 300 milioni di metri al secondo sono decimi. Ecco, il valore del 3030 che viene dopo è 3030, vedete, però in sostanza è un 3000 più 30, ossia è un 1000, che è il numero che deve avere la massa quando è millesima, e quindi ci sono 1000 masse per ogni linea, e ci deve essere il tempo 10, perché sono cicli di 10 unità, e quindi abbiamo 1100 per ogni direzione, laddove però
la terna cartesiana è fatta da tre dimensioni, quella di x, y, z, per cui 3030 è 1010, ossia la somma dello spazio 1000 e del tempo 10, nelle tre dimensioni delle componenti del volume. Poi c'è 1.111.111,1. Questo deriva da 10 milioni, ossia da 10 elevato a 9, diviso per 9. 9 sono tutti i versori dello spazio, quindi c'è la quantità suddivisa in ogni versore e sono espressi nei decimi di secondo, che sono 1 quando i secondi sono 10 nel ciclo. Poi c'è 444.000,4,44, e questo è il bosone di Amodeo, il fattore di ammassamento, che si presenta a tre cifre, perché si tratta di volume, 444, nelle due fasi, quella reale e quella immaginaria, che compongono l'unità. Infatti è 444 moltiplicato 100 e poi si aggiunge 444 diviso 100. Infine ci sono le quattro dimensioni dello spazio-tempo unitario. Come vedete, ci sono presenti tutti i vincoli: quello della realtà 4 spazio temporale, 3 di tempo, 3 di spazio e 1 di tempo a una dimensione. Poi ci sono alle tre dimensioni del volume e sono 444 perché sono tre dimensioni del ciclo, ossia 400 più 40 più 4, laddove 444 somma la fase reale e quella immaginaria, ossia somma questo valore per 100 e poi quello stesso valore diviso 100. Poi c'è il valore dell'energia totale, che è 10 elevato a 9 in ogni versore, e quindi diviso per 9, perché 9 sono i versori, è 1.111.111,1. E infine delle tre dimensioni x, y, z di 10 elevato a 7, che è l'espansione al vincolo 7 sferico di 1000 per ogni linea di azione, più c'è la massa 1000 quando l'unità è millesimo, e infine c'è il tempo 10 in cui il ciclo 1 percorre tutto il suo ciclo in 10 tempi decimi. Per cui, come si vede, l'unità dell'anno deriva in un modo scrupoloso da tutti i vincoli dimensionali che sono espressi da tutti questi numeri, che sono dimensioni tutte quante, perché sono tutte dimensioni della base 10 del ciclo decimale. Quindi un confronto più eloquente di questo, e che comprova anche il valore del bosone di Amodeo come fattore di unificazione, in quel 444 che si moltiplica per 100 e poi si divide per 100, i due valori si sommano tra di loro, laddove il per 100 è diviso 100 è il valore unitario. Quindi 444 per 100 più 444 diviso 100 in sostanza è l'unità, perché mette una dopo l'altra due condizioni opposte riferite a quel 100, che è tutta l'energia data dall'azione moltiplicata per la reazione, quando noi poniamo 10 sia l'azione sia la reazione. A questo punto 10 per 10, 100, è tutta l'energia che esiste in linea,
E quando noi moltiplichiamo 444 per 100, ossia per tutta l'energia che esiste in linea, ma poi la consideriamo riferita all'unità, perché quando facciamo 444 diviso 100 la riferiamo all'unità di quel 100, noi abbiamo considerato sia l'espansione per 100 sia la divisione per 100 e abbiamo un valore unitario che io appunto ho chiamato bosone di Amodeo e che è poggiato sul 44 che in questo caso così generale si esprime proprio a livello di volume e quindi sulle tre dimensioni legate al volume.